Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Tao Games, io sono Domingo. Oggi vi porto il secondo episodio di Ark. Una precisazione prima di iniziare: non sto giocando più nella modalità MMO, ovvero sui server, poiché ho scoperto che il server in cui stavo giocando era un server PvP e sono morto diverse volte perché dei bastardi mi uccidevano, per dirvene una. Un testa di cazzo, e se stai guardando questo video sei un testa di cazzo, ma non penso che lo stai guardando. Mi ha preso col pterodattilo e mi ha fatto fare un viaggetto, diciamo, non desiderato. E sono schiattato. Comunque sono morto, per dirla in parole povere. Comunque, per evitare rompimenti di palle, ho deciso di giocare in single player. Quindi possiamo procedere con l'episodio. Ok, sono andato un po'. Ho iniziato da capo. E ho livellato un po'. Sono morto svariate svariate volte. Sono morto di nuovo, quindi ho perso tutto. Però ho deciso di respawnare in una zona diversa da quella di prima, perché sinceramente era una zona a quanto ti cacca, non c'era un cazzo e c'erano solo dinosauri erbivori potentissimi e carnivori bastardissimi. Comunque, non posso craftare niente perché non c'ho nessun oggetto, ma ho sbloccato molti engrammi, come potete vedere. Quindi in questo episodio faremo la base. Una base no, però avremo una prima struttura, a quanto anche di basso livello sia estetico che di fattizie, di legno comunque. Giusto una baracca per proteggerci, per rifugiarci da questi animali che vogliono stuprarci. Ok, lì c'è uno. Ok, finalmente questa zona mi sembra un po' più tranquilla rispetto a quella con cui sono spawnato prima. In off camera sono morto tantissime volte, ma non vi dico quante, ma ora spero di essere spawnato in una zona più tranquilla. Ok, prima cosa da fare, ora magari questo poi lo taglio, mi farmo tutti i materiali. Intanto metto il fuoco da campo che il mio amico qui mi sta scassando le balle. Allora, mettiamolo qui. Possiamo cuocere sta cazzo di carne. Dai, vado. Che sarà mai un po' di fame. Un po' di fame. Anche perché sta per mangiare, quindi resisto. Ok, la nostra base la faccio qui. Eh? Abbiamo erba e acqua. Cioè erba, voglio dire, abbiamo vegetazione. E acqua a sufficienza, quindi possiamo creare e trovare risorse in abbondanza per il momento. Sì, però se non accendo lo metto combustibile qui. Allora, paglia mi serve. Metto giusto la metà e accendo. Ok. Oh, e resisti. Vado. Questo ci muore, però se non mangia non vorremmo fare una brutta fine, quindi gli do le bacche. Oh, le bacche durano, non ti danno niente, durano una merda. Dai, resisti. Che cazzo, veramente. Però direi di farlo attaccato pure a sta scogliera. Cioè scogliera, queste rocce. Sta fame, 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 fame. Dai, mamma, dai, dammi da mangiare qualcosa. Accedi, accedi. Prendi, dai. Quantomeno ora stai un po' zitto. Ma quanto ti dà la carne cotta? Mica male, mica male. Un po'. Si è fatta anche l'altra, perfetto. Direi di spegnerlo così da non consumare. Anche se questo mi ha freddo. Allora, intanto con la fibra che abbiamo preso, prima di farci la base, mi faccio velocemente tutti gli indumenti, anche se ci serve la perla per farci sia guanti che scarpe. Allora, mi sono fatto solo il cappello. Posso fare un cazzo? Ok, iniziamo a raccogliere altra fibra che comunque ci servirà per craftare il resto dei materiali per la casa. No, pietre non mi servono le pietre, mi serve la fibra. Ecco qua. Queste piante. Oh, ah, questa pianta mi sta. Ok, prendiamo questa. Cioè, ormai sono diventato un perfetto raccoglitore di fibra. Ok,
Perfetto, 312. 312. Qua c'è un pterodattilo. Smesso di rompere le palle la pioggia. Perfetto, anche perfetto questo. Questo che vola a cazzo di... No, si è atterrato. Pensavo che stava volando a cazzo di imbrello. Ok, sono leggermente pesante. Ora direi di iniziare a craftare. Oltre ai vestiti, ma io penso che i vestiti saranno anche una cosa da fare in seguito. Ci facciamo questo soffitto. Prima cosa da fare. Prima cosa da fare è la pedana, perché senza pedana non si pedana. Cazzo significa? Boh. Comunque senza pedana non possiamo fare il resto della casa. Ora la pedana di legno l'ho sbloccata. Dimmi che l'ho sbloccata. Questo è il soffitto, legno. Soffitto di legno, muro di legno, ingresso di legno. Oh, la pedana non ce l'ho. Oh, non mi dire che non ce l'ho la pedana qui. Qui mi incazzo. Qui mi incazzo. Ciò comporta che devo livellare. Ingresso di legno. No, insegna che ingresso. Ce la fai. La porta di legno neanche ce l'ho. E abbiamo un tetto in legno. No, pensavo di aver sbloccato già tutto gli occorrenti per farla di legno. Quindi cambio di rotta. E ce la facciamo. Ce la facciamo di paglia. Quindi facciamo tutti. Facciamo una prima base di merda, diciamo. Proprio di merda. Base di merda, la chiamerò base di merda. La facciamo di paglia. Poi in seguito, quando ci sposteremo più nella giungla, ce la facciamo di legno. Ok. Quindi ci facciamo. Qui devo uscire da qui. Quindi un cazzo. Se non esco da qui non faccio un cazzo. Ok. Irrealizzabili. Realizzabili. Vediamo un po'. Ci facciamo. Vediamo se c'ho i pezzi per fare. Pezzi per fare. Pezzi, pezzi. Alla porta mi serve la pedana. Facciamola. Fondamenti. Ok. C'è la fondamenta. La con uno. Facciamo due. Due o tre. Sì, facciamo le cose in grande. Facciamola di tre. Che abbiamo finito già tutti gli occorrenti. Andiamo a situare un po' la zona. Siamo a Pesà. Pesiamo enormemente. Allora io direi di farla proprio vicino al fuoco. Però adesso vado a un'allora. Vado lentissimo ora, bastardi. Questo fatto del carico è realistico, ma scassa le palle in una maniera esagerata. Almeno su Minecraft sto fatto l'hanno tolto, cioè non c'è mai stato da quello che io sappia. Ok, il fuoco è lì, quindi io direi di farmi la base più vicino all'acqua possibile. La facciamo rivolta verso l'acqua. Ok, allora 3 mi sa che ho fatto 1, poi 2, facciamo l'ingresso. Facciamo l'ingresso. No, no, l'ingresso lo mettiamo qui. Oh, perfetto, ora ci mancano le pareti e la parete col buco della porta. E la porta. Ok, questo è l'ingresso. Il fuoco lo metterei qua. Dopo lo tolgo da là. E lo metto qui. Vediamo un po'. Tanto accendiamo questo a freddo. Sperando che non prenda fuoco tutta la casa. Cosa mi serve per fare le pareti? Velocemente, velocemente. Allora, per fare l'ingresso. Per fare l'ingresso ci serve paglia. E per fare la paglia abbiamo detto che è più utile usare il piccone. Quindi ci craftiamo questa bella roba. Ci farmiamo questa bella roba. Vi piazzo sta parete. Vediamo un po' dal lato interno così. Ok, uno. In pratica mettiamo uno qui, uno qui, uno qui. Quindi 1, 2, 3, 4. Qua l'ingresso, 5, 6. Me ne servono altre 6. Ok, l'ingresso andrà qui. Vista mare.
C'è una suite. È una suite, non è una baracca. Cioè, io ci sto morendo, però, quindi bacche a caso. Ci mangiamo bacche a caso perché. Perché sì. Vai, mangiale tutte. No, non sale niente la barra della fame. Di niente proprio. Là c'è un coso che non so ancora che cazzo sono quei cosi alieni lì. Mi tolgo il piccone e mi prendo la fibra. Buona cagata, amico. Buona cagata, Ryu. Come sempre, la fai a tradimento. La fai a tradimento, bastardo. No, io mi farmo tutto il possibile qui. Quello è un animale, una pietra. No, è una pietra. Mi servirebbe. Beh, in realtà non mi sono spostato molto dalla zona in cui ero prima, eh. Però meglio, meglio. Non c'è nessuno qui che scassa. Che scassa le palle. Platra. Stegosauri e brontosauri. Era una palla. Cioè, non potevo muormi. Questa zona è molto più tranquilla per iniziare. In realtà c'è comunque il letto. Dall'altra parte ho lasciato il letto, quindi volendo posso sempre spawnare d'altra parte. Però per ora mi sposto qui e mi devo fare il letto perché altrimenti non posso spawnare qui. Quindi cosa da fare prima di buttare il sangue? Questo andiamo a mangiare. Borda della sete infelice. Ok, andiamo a ricaricarci anche di sete. Andiamo a ricaricarci la barra della sete. Bevuto, perfetto. Perfetto, qui ci vuole una birra però, a furia di acqua non va bene, dobbiamo scoprire come farci almeno il vino, il vino. Vino! Sì, è finito il vino, cosa? Vabbè, questa è un'altra cosa che non c'entra niente. C'entra niente, ok, ci facciamo la parete, vediamo veloce. Mettiamoci quest'altre bacche, le mangio bacche a caso, non so neanche se fanno qualche effetto. Magari questo ci schiatta. Ok. Vediamo se posso craftare la parete. Sì, perfetto. Un'altra parete. Me ne servono 6, giusto? Quanto detto prima, me ne servono 6. Ok. Perfettissimo. Vediamo se riesco a farne un'altra. Sì, madò. Grazie, signore. Oh, entro oggi. Sì, bello, finisco subito. Mettiamo un'altra parete qui. Si è spento il fuoco. Ovviamente c'era la paglia. La paglia dà molto meno combustibile. Cioè dura di meno, quindi non usate la paglia, a meno che non volete consumare il legno come ho fatto io prima. Ora mettiamo. Dai, craftati. Perfetto. Ora me ne servono altre due, ce la faccio? Forse sì, speriamo che ce la faccio. Poi ci manca il tetto, il letto, la porta e l'ingresso. Ok. Mangia. Ultima. Grandioso, grandioso. Ok, l'ho fatto abbastanza grande, anche se è un po' una merda, perché anche l'estetica, ovvero anche l'occhio con la sua parte, quindi la facciamo accettabile, poi può rimanere sempre come punto di spawn, grazie al letto, quindi è inutile farla brutta. Vediamo se riesco a fare, no. Voglio spostare questo. Questo lo distruggo. Vediamo un po' cosa mi serve per craftarlo, che non ricordo. Ah, lo posso craftare, ok, perfetto. E lo metto di fronte, così. È più a figli e buchini, diciamo, dai. È più bello da vedere di fronte che di lato non si vede una mazza. Se... Ok, sono salito anche di livello. Mettiamo un attimo questo. Dov'è? Allora, mettiamolo non proprio di fronte, altrimenti dopo non posso entrare. Mettiamolo qui, dai. Mi sembra l'ideale. Mi serve l'ingresso, vediamo se posso craftare l'ingresso. L'ingresso, la maglia la posso craftare nei pantaloni, ma non è questo il momento. Ora mi serve sia il tetto, che non posso fare, e perché non posso fare? Mi serve la paglia, mi
E cosa mi manca? L'ingresso. Che mi sembra sempre la paglia. Ok. Ci saliamo un attimo di livello. Direi di portare la velocità. Questa volta la velocità perché sono un po' lento. Sono un po' lento. Oh, finalmente ho sbloccato un'armatura un po' più decente. Pantaloni in pelle. Però, pantaloni in pelle mi sa che me li faccio, sai? E poi portiamo il resto dei pezzi della casa di legno, visto che la siamo a fare di paglia. Ok, pantaloni di pelle, perfetto. Iniziamo a essere quantomeno più accettabili. Ok, mi serve la paglia. Armiamoci di piccone. Ora ci serve. Oh, la porta, ingresso. Posso fare anche la porta, sì. E il tetto. Il tetto me ne servono tre se non sbaglio, sì. Uno, due e tre. Speriamo di aver fatto bene i conti, che io la matematica non andiamo molto d'accordo. Ci prendiamo la carne cotta. Dai che si mangia, dai che si mangia. Su, non rompere le scatole. Ma come cazzo vuoi? Boh. Hanno proprio un loro modo di pensare questi abitanti di Ark. Ok, mi serve l'ingresso. Iniziamo a mettere l'ingresso. Vediamo un po' se sto a fare una cosa abbastanza carina. Poi mettiamo la porta. No, ho creato un altro ingresso. Sono un deficiente. Vabbè. Fa niente. Allora, la porta. E ora ci mettiamo il tetto, che mi sa che ne servono più di tre, forse. Forse ho sbagliato. Vediamo un po' il tetto. Ecco il tetto. Ecco il tetto. Cazzo, l'ho buttato? Cazzo. Scopro pulsanti a caso. Ok. Colau si buttano. Questo mi caga in casa. Signore, signor Ryu, ma lei mi caga in casa. Madonna. E non abbiamo neanche un animale domestico. Cioè, peggio di un animale domestico lei. Madonna, che schifo. Ok, forse ce l'ho fatta. What? Ok, finita. Intanto questo si dovrebbe. Andiamo sta cagata. Ma che schifo, dai. Cioè, accoggi. Ok, teniamoci la merda, poi la buttiamo. La porta. Apro. Perfetto. Primo rifugio fatto. Non è neanche niente male. Ok, per essere completo al 100% ci serve il letto. Vabbè, per quanto riguarda la barricata non penso di farlo, perché è inutile farla di paglia, perché ovviamente ci sposteremo. Ora mi serve il letto, che si crafta. Non mi dire che ci vuole pure la pelle per fare il letto, perché qui scarseggia. Quindi vediamo un po'. Letto, che cazzo è il letto? Letto, letto, letto. Dove cazzo è il letto? Sto colore rosso però dà un po' fastidio, eh. Si vede una mazza. Letto semplice, paglia, fibra e pelle. Mi serve la pelle, ne ho 11, 40. Ok, qui perderemo un po' di tempo, ma almeno andremo a caccia, così riavviviamo un po' questo episodio, che fino adesso è stato solo farming e crafting. Quindi sì, come direbbe Rengo, si va a caccia. Allora, intanto ci prendiamo un po' di questa roba che non ci fa male. Mi sa che nel prossimo episodio, se riesco a livellare abbastanza off camera, ci creiamo anche un equipaggiamento di pelle. Però devo sbloccare tutti gli engrammi, quindi non so se riesco nel prossimo. Magari nel prossimo cattureremo un primo dinosauro, vedremo. Ok. Se riesco a farmi almeno l'equipaggiamento base, non realizzabili.
Una lancia ci serve. Allora, la pelle non la voglio consumare per questo, perché voglio fare il letto. Questo mi serve la pelle per farlo. Fibra, selce e legno. Ok, ci facciamo le lance. Una lancia ci facciamo. Per andare a caccia. Sarebbe utile farne più di una, così da uccidere gli avversari da lontano, ma vediamo se riesco a farle, altrimenti va bene anche una sola. Li uccidiamo a picconate. Ok. Poi. Facciamoci un attimo l'equipaggiamento perché qui si va a caccia, ma senza equipaggiamento siamo molto più vulnerabili. Vediamo, forse riesco a fare anche. No, ma mi sa che il primo potrebbe essere proprio questo pterodattilo, solo che mi serve una bola. Altrimenti mi scappa. Vediamo un po' se posso fare una bola. Sprecherò un po' di pelle, però me ne recupero da lui. Mi serve la paglia, la posso fare, vediamo un po'. Qui ci si diverte. Ecco qui. Vediamo un po' se riesco a fare la bola veloce, veloce. La bola. No, sto a fare. Facciamone due perché il pterodattilo scappa in fretta. Vediamo un po' l'equipaggiamento che mi sono fatto la maglia. Questo lo mettiamo sullo zero. Anzi no. Mettiamolo qui. E via. Proviamoci, dai. Proviamo questo engage. Non mi scappare, bastardo. Però questo se scappa. Perfetto. Veloce, livello 4, lo dovremmo shottare. Morici. In testa, in testa, in testa. Ok. Culo? Questo è culo. Ok, ne ho un'altra bola, quindi proviamo a uccidere qualcun altro. Veloce, veloce, veloce. Che mi serve proprio fare il letto. Il letto, il letto. Allora, se mi addentro qui è pericoloso, molto pericoloso. Meglio evitare. Dove cazzo è un altro animale che posso uccidere easy? Pterodattilo sarebbe proprio. Ah, no, quello è troppo. Troppo, troppo forte questo. Troppo forte per me. Essere molto, molto forte. Tartaruga. Un velociraptor. Sì, forse un velociraptor. Ok, ragazzi. Qui c'è l'engage della vita. L'engage della vita. Oh, ma se tu sei buggato, uccido te. Se sei buggata, però. Vediamo un po'. È buggata, vabbè. Pterodattilo, cioè voglio dire, il velociraptor si è salvato. Perché adesso farmo tutto su di te, penso. E mi faccio anche il letto. Oh, e non mi attaccare. Oh, ma chi è? Ma è sempre lui, cazzo. Pensavo che era il velociraptor, quello ci shot. Questo ha fame. Spera che mangio, che c'ho la carne del pterodattilo. Sarà crudo, ma. Fotte sega. Mangia e stai zitto. Schiavo. Schiavi ignoranti. Mangia e stai zitto. Ah, però morici veloce. Dai, sei livello 18. Non dovrebbe essere neanche molto lancoso. Oh, morice. Morice. Mi sta uccidendo lui in realtà. Cambiamo arma. Arma poi. Ah, che palle. Ok, mi sa che questo fa molto più danni del piccone. Mi stupiamo usare il piccone, ma forse l'accetta qui. Forse l'ascia è migliore. Ok, vediamo un po' se posso craftare il letto. Mi allontano. Porto un attimo a cuocere questa carne. Dai, su, non rompere la minchia. Non rompo la minchia. Dai, ok, abbiamo fatto anche dei combattimenti, niente male. Qui ci si può divertire ad ammazzare tutti. Finché non veniamo ammazzati malamente. Malamente.
Che la nostra base mi piace. Si è fatta anche giornata. Questa luce. Questa luce. Intanto qui fuoco ancora da solo. Vai all'inventario. Cambiamo questa carne con questa. Non ho capito ancora il carbone se ci può servire per qualcosa o no. Ok, vediamo se posso craftare il letto. Letto, letto, letto. Allora, posso craftare anche il pantalone di pelle. Direi di farci quello. Però vediamo un po' se mi avanzano. Cioè, in realtà forse non posso fare neanche il letto. Mi serve altro. Ah, in realtà legna, paglia, fibra e pelle. No, pelle me ne servono altre 5. Me ne servono altre, me ne servono. Ok, quindi ci prendiamo il resto degli occorrenti e poi ci diamo un altro. Raccogliamo altra fibra e poi si va per l'ultimo engage. Che ci è andato di culo sia con la tartaruga buggata e con lo pterodattilo intrappolato. Adesso non vorrei morire alla fine. In realtà siamo stati sculati perché c'è un mister coso qui. Vai, voglio sapere come ti chiami così almeno ti ammazzo. No, non lo voglio, so neanche sapere che ha un nome impronunciabile. Non scappare, non scappare, no, questo è quello che salta. Questo salta sulle rocce, è un figlio di puttana. Dai che ti ammazzo. Dai che ti ammazzo. Grazie che ti fermi e ti fai ammazzare. Effettivamente questo gioco la pecca. Da un lato che gli animali sono un po' stupidi. Finché non si accaniscono e ti ammazzano nei peggio modi. Però la cosa buona è che almeno se sei all'inizio puoi sfruttare i bug per salire di livello. Ok. Ci prendiamo la pelle. Oh, quanta pelle mi stai dando. Forse mi creo anche il pantalone. Forse mi creano anche il pantalone. Vediamo un po' il letto. Allora, il letto è fatto. Il letto è fatto, il pantalone mi serve. Ok, pelle poca. Ah, la fibra. La fibra. Allora io direi di fare anche il pantalone e di chiudere l'episodio. Quindi ci riprendiamo più fibra possibile. Andiamo a fare l'ultimo engage con qualcuno. Sperando di trovare un altro animaluzzo esile da ammazzare. E ci salutiamo, dai. Ok, prendiamo la fibra, fibra che non mi mancava molto, se non ricordo male. Prendiamo, ok. Dove cazzo è? Ok, vediamo se riesco a trovare. Allora, intanto vado a mettere il letto così me lo tolgo dalle palle. Perché se muoio almeno respawno direttamente qui. Che non si può mai sapere, qui puoi morire da un momento all'altro. Questo caga sempre. Caga sempre. Ci prendiamo il resto della carne che ha finito. Spegniamo il fuoco che non ci serve attualmente. Ci craftiamo un altro piccone e posizioniamo il letto. Entriamo e andiamo nella stanza da letto super, super optional. Con tutti gli optional. Allora, il letto non è qui. Eccolo qui il letto. Perfetto. Come lo mettiamo? L'unico modo in cui ci entra è questo, quindi lo mettiamo. Oh, perfetto. Oh, ok, ti giri. Oh, e non fare scherzi. Perfetto. Perfetto, me l'ho messo forse un po' storto, ma chi se ne frega. Perfetto, dai. Ok, adesso uccidiamo ultimo animale. Beh, no. No, si stanno avvicinando animali molto pericolosi qui. C'ho una bola. Sì, ce l'ho. Ok, io provo a ucciderlo. Male che va, vi saluto. Dopo averci perso la vita. Oh, c'è anche un T-Rex. Cazzo, doveva essere una zona accogliente e pacifica. Ci sono super bestie. Questo è l'animale che dicevo all'inizio. Mezzo cinghiale, mezzo maiale, mezzo elefante. Qui dovremo catturarlo per cavalcarlo. Magari lo faremo nel prossimo episodio. Allora, ci sono. Oh, troppi animali selvatici potenti, carnivori. Okay. Me ne scappo, me ne scappo. E vabbè, io vi saluto qui. Non c'è stata opportunità. Magari mi crafto l'armatura off camera oppure la crafto nel prossimo episodio. Non voglio far durare questo video in eterno come primo. Quindi io vi invito. Se magari il video
vi ha strappato un sorriso, di lasciare un like, un mi piace. E niente, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Vi saluto e vi auguro un buon game. Ciao da Domingo.